Ci sembrava che questa nostra posizione di assoluta responsabilità dovesse essere premiata da un comportamento di normalità tra alleati. E invece voi sapete che cosa hanno in mente di fare, ne parlerò mai più tardi, ma certamente è molto difficile pensare che si possa stare alleati in Parlamento, soprattutto che si possa sedere allo stesso tavolo in Consiglio dei Ministri con qualcuno che vuole uccidere politicamente il tuo leader. Aggiungo anche che avevo ripetutamente fatto presente che in questo momento, dopo la decisione che avevano assunto 23 nostri senatori il 2 di ottobre, noi non eravamo e non siamo più in grado di far cadere il governo, perché il Movimento 5 Stelle ha ormai diversi senatori che sono capitati quasi per caso al Senato, che fruiscono da soltanto 7 mesi di questa condizione sociale, diciamo, di questo titolo di nobiltà di essere senatori più 14.000 euro al mese, che certamente non sarebbero stati disposti a perdere titolo e assegno. E in effetti sono venuti fuori 20 nomi sicuri, precisi, di cui il governo dispone, di componenti del Movimento 5 Stelle che hanno garantito il loro voto al governo. Bene. In 10 anni, in 120 mesi. Come non si poteva governare adesso senza le larghe intese, non si potrà governare in futuro se non attraverso le larghe intese. E allora, dopo che c'è stato questo catastrofico intervento dell'antipolitica con 5 Stelle, noi ci troveremo ancora prossimamente nella situazione o di ritornare a un'alleanza con il Partito Democratico, ma con l'esperienza che abbiamo avuto, io credo che non sarà possibile. Ma non credo nemmeno che il Partito Democratico vorrà più fare le larghe intese con noi. E allora si ritornerà a quel tentativo che ha fatto Bersani, ricevendo risate e insulti, di fare l'alleanza del Partito Democratico con 5 Stelle. Grillo non è sicuramente aperto verso la sinistra, ma deve fare i conti con i suoi e in Parlamento, lo vediamo tutti i giorni sia alla Camera che al Senato, l'80% dei suoi sono di sinistra e addirittura di estrema sinistra. Vengono dai centri sociali, vengono dalla Notav e via dicendo. E sono sempre su posizione estremamente giustizialista. Bene, se dovesse accadere, ahi noi, che il prossimo governo fosse un governo di larga intesa tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, giustizialismo più giustizialismo, io credo che molti di noi non resteranno più a vivere in Italia, ma saranno costretti ad espatriare. E allora c'è una soluzione, ci sarebbe una soluzione, una sola: unire tutti i moderati e farli votare tutti per Forza Italia.